Nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Se dovessimo fare un elenco di tutte le preghiere cristiane scritte in 2000 anni di storia, penso che finiremmo il mese prossimo. Ma il bello è che rispetto a 2000 anni di storia, a Gesù sono bastati 2 minuti per lasciarne una sola, piccola e breve, il famoso Padre Nostro. Una preghiera che teoricamente dovrebbe bastarci, visto che Gesù non ne ha dette altre. Ma perché non ci basta? Non basta. È questo il punto. Nella preghiera dobbiamo sempre parlare, parlare, parlare. Parole, parole, parole. È finito il Padre Nostro, diciamolo un Ave Maria, no? E dopo l'Ave Maria ormai ci sta un Gloria al Padre, no? E dopo il Gloria al Padre che non ce lo metti un angelo di Dio? Eppure se non c'entra niente, un eterno riposo per i cari defunti? Ma fammi capire, questo è pregare? E te pare niente. A me, fatta così, pare una vagonata di belle e intense parole recitate. E non è detto che si preghi facendo così, eh? Non è un caso se Gesù di parole ce ne lasciate ben poche. E quando pregate, non usate parole inutili. E se leggi bene il Padre Nostro del Vangelo di Luca, sono ancora di meno di quelle che abbiamo imparato a memoria. Infatti in questo Vangelo si intitola solo Padre, senza nostro. Perché sta cosa? Perché quelle che ci servono sono poche, pochissime parole. Silenzio assoluto dentro l'aula. E molta, moltissima meditazione. Ad esempio, sai solo nella parola Padre quanta meditazione puoi fare? Noi molto spesso preghiamo Dio chiamandolo Dolce Signore. Ma Signore di che? Hai davanti uno sconosciuto che lo chiami Signore? O hai davanti uno con il quale hai una certa confidenza e puoi chiamarlo Padre? E se lo chiami Padre vuol dire che tu sei figlio. E un figlio di suo padre si fida, lo ammira, per lui è un eroe. Sì, a volte se la prende pure con lui, ma è comunque suo padre. E secondo te, un padre si diverte a vedere il figlio che soffre? Lo lascerà abbandonato come molti padri purtroppo fanno qua giù? No, perché questo non è un padre qualunque, non è umano, è il padre che sta nei cieli. Visto quanta roba può uscire con una sola parola pregata bene? Perché la preghiera non è parlare, ma è meditare, entrare in un mistero e uscirne rinnovato. Perché se ogni Padre Nostro non ci cambia un pezzettino della visione che abbiamo di Dio, del mondo e degli altri, secondo me è fiato sprecato. In altre parole, prova a meditare tutta la preghiera del Padre Nostro, parola per parola, e vedrai che goduria spirituale. E stavolta sì che ci sta tutto. Prega in altre parole.